Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlarvi di quello che arriverà nell'ultima patch disponibile da questo giovedì 11 gennaio, se non ricordo male, in Rules of Survival, ragazzi, una delle patch rilasciate finora che sicuramente stravolgeranno tutto quello che avevamo in mente sul nostro ROS. Colgo l'occasione ovviamente per ringraziare gli amministratori di Rules of Survival Ita Official, lo vedete di là, lo vedete di là ragazzi, la pagina Facebook italiana ufficiale dedicata a Rules of Survival, che sono sempre lì che ravanan, che guardan, che controllan, non c'ho la voce, per darmi sempre gli aggiornamenti il più velocemente possibile. Beh, alle mie spalle ragazzi state già vedendo la nuova immagine di Rules of Survival e guardate bene ragazzi, non solo il protagonista è un Terminator assolutamente e palesemente spudoratamente copiato, ma ragazzi vorrei farvi notare che alla sua destra e alla sua sinistra, oltre ad avere due belle strapagnone, c'hanno in mano delle armi po' particolari. E non solo ragazzi, guardate il tipo dietro, sì quello lì, questo qua ragazzi sembra proprio avere in mano un Gatling, la mitraglietta quella proprio quella che gira così. Non sappiamo se sia semplicemente un'immagine o se sia fedele alla realtà. Tutto quello che sappiamo è che già dalla prima immagine si vede quanto vogliono andarci giù duro con questo Rules of Survival. Proseguiamo ragazzi e subito una bellissima nuova immagine del nuovo aeroplano, dopo ne avremo un'altra vista anche dall'alto e non so, non vi dico ancora niente, ma c'è un altro particolare in quest'immagine che dovrebbe farvi dire adesso lo andiamo a vedere più avanti. Proseguiamo e vediamo anche in questa fotografia ragazzi, attenzione, c'è una roba che viene fuori dalle mani del protagonista, non sappiamo bene se sia, non lo so neanche io, sembra un'onda energetica, sembra qualcosa o un pugno più forte. Boh, non lo so, fatto sta che ci può essere, o forse dei poteri curativi, non lo so ragazzi, però possiamo vedere che dal protagonista esce una nube verde dai pugni. Proseguiamo e vabbè, la foto si commenta da sola, nuovissime skin ragazzi, speriamo che arrivino anche nella versione europea per noi poveri europei. Guardate, sembra un bandito metallaro con le All-Star, veramente meravigliosa anche questa skin, molto all'Assassin's Creed moderno diciamo. E non finisce qua, batti le mani, clap, se vedi in giro ragazze pin up, guarda un po' la skin femminile ragazzi. Qua scommetto che il nostro Dragon Stick, che è famoso per giocare a Rules of Survival, famoso perché ha 400.000 iscritti, ma per giocare a Rules of Survival con una skin femminile sarà bello goloso di provare insieme a voi questa nuova skin da coniglietta di Playboy, molto accattivante assolutamente. Speriamo disponibile anche nei supply box, magari free. Eccolo qua infatti ragazzi, il nuovo aeroplano, la skin del nuovo aeroplano azzurrino con tutte le scritte cinesi e non sappiamo bene perché, però principalmente perché era dal cinese. Speriamo che da noi invece arrivi bello pulito. Wasabi, qua è tutto uguale a prima, solo che gli ha messo in testa il cappello della marmotta, quindi nuovo cappello anche per il nostro personaggio maschile. Se volete dargli un tocco più da ignorante, c'è il cappello del marmottino. Credo che stia per arrivare un'immagine a Wasabi, non me lo ricordo, no
In questa immagine, ragazzi, invece vediamo come questa è relativa alla modalità zombie, ragazzi. Se vedete, è stato introdotto adesso il logo, lo vediamo là in alto, dei piedi. Praticamente quando c'è uno zombie vicino si vedono questi piedi un po' strani, mentre quando invece corre un giocatore che non è zombie si vedono normalmente le sagome delle suole delle scarpe. Prima di andare avanti, ragazzi, c'è un sacco di roba che vi voglio ancora fare vedere. Ve lo ricordo di lasciare un bel pollicione in su, soprattutto se vi sta piacendo Rules of Survival, se vi piace questa collaborazione mia direttamente con la pagina Facebook ufficiale italiana di Rules of Survival, che potrà darci un sacco di informazioni con un bel po' di anticipo relativo a questo meraviglioso videogioco. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale per non perdervi tutto, e anche alla pagina Facebook. Supply Box nuova, ragazzi, lo stiamo vedendo, questa sarà l'immagine della Supply Box, si chiama T2, secondo me è un omaggio a Terminator 2, l'abbiamo anche già visto prima nell'immagine iniziale, però sembra che questo pantalone di pelle con la giacchettina, non lo so, ed eccola, ragazzi, guardate la meraviglia delle meraviglie, ragazzi. La mappa non è più politica, ma diventa una mappa fisica, ragazzi. Guardate, tutto in 3D. Non ci sono più i disegni, mappa completamente realistica, ragazzi, meravigliosa, assolutamente identica a quella che già conosciamo, ma in 3D. Questo è un grande passo verso il realismo di Rules of Survival, di quanto gli sviluppatori della NetEase ci stiano tenendo a farlo somigliare il più possibile a PlayerUnknown's Battleground, forti anche del fatto e sotto pressione del fatto di avere tra poco il concorrente per mobile, che è appunto Battlegrounds. Secondo me Rules ci sa fare, ci sa fare. Guardiamo, ragazzi, un'altra meravigliosa novità. Ditemi se capite che cos'è. Va là che l'avete capito, ragazzi. Credo verrà introdotta anche da noi una specie di TV Royale, se vogliamo chiamarla con il nome che siamo abituati a vedere in Clash Royale. I migliori momenti di Royale, buonanotte, di Rules of Survival verranno inseriti in questa nuova sezione del menu e potranno essere visti dai giocatori di tutto il mondo. Come vedete, ne abbiamo già 6 pronti, secondo me sono solo delle prove che hanno fatto con il titolo, che verrà poi assegnato automaticamente il numero di visualizzazioni. Di nuovo, ragazzi, il box T2 più completo ci fa vedere tutti gli oggetti sbloccabili nel nostro box, e credo che sia l'ultima immagine, sì, prima di passare alla cosa che tanti hanno chiesto, alla cosa che tanti stavano aspettando. Ragazzi, guardate qua, verranno implementate le skin delle armi, ragazzi, skin personalizzabili. Guardate che roba lì, dov'è? Lì sulla mia sinistra, per voi dovrebbe essere destra, non lo so, le possiamo selezionare di fianco tutte le armi e possiamo cambiare il colore dell'arma. Questo è un MP7, se non ricordo male. Guardate, questa è la squama di pesce, che meraviglia! Che meraviglia, la camo! Io le faccio vedere, la camo anche per la pistola, per il Thompson, qua è addirittura meraviglioso. Di nuovo invece il qua è molto simile a Battlefield, il mimetico pixelato, e ce ne sono tante altre, ragazzi. Guardate che roba, ragazzi, quante skin disponibili per le nostre
armi, veramente una roba meravigliosa. C'è anche quella, guarda questa che bella rossa, qua c'è l'aquila addirittura sopra, questo credo sia un M4A1 se non ricordo male, guarda questa sull'AKM con il teschione addirittura, questa è mia, sull'AVM credo che sia questo l'AVM, non me lo ricordo bene, abbiamo anche quella tigrata rossa, quella con lo squalo, guardate che roba, guardate quante skin disponibili per le nostre armi. Beh ragazzi, direi che questo video sul nuovo aggiornamento di Rules of Survival può considerarsi terminato. Queste sono solo delle cose, non abbiamo ancora nulla di ufficiale, ma vi garantisco che arriveranno con la patch di giovedì 11 gennaio. Vi ricordo di fare un salto sulla pagina Facebook ufficiale Rules of Survival Ita Official, di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!